tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film che ancora per pochissimi giorni sarà al cinema. Qui sotto vi lascerò il link su dove vederlo, è un film bellissimo a tematica LGBT. Ve lo straconsiglio, sto parlando di Favola. Molti di voi hanno visto questo film, l'hanno amato, io vi consiglierei di spargere la voce perché secondo me è uno di quei film che può davvero fare la differenza. Se siete ancora indecisi se andarlo a vedere o meno, io vi consiglio di vedere il trailer perché lì ve ne innamorerete. Favola è un film meraviglioso, io ho riso fino alle lacrime e vi strapperà anche il cuore, è bellissimo. Ma di che cosa parla questo film? Siamo negli Stati Uniti degli anni 50 e la protagonista è Mrs. Fairytale, interpretata da Filippo Timi. Lei è la casalinga perfetta, tutto quello che si richiedeva alle donne, alla moglie perfetta negli anni 50. Passa il suo tempo perennemente sola e rinchiusa dentro casa, con la compagnia della sua unica amica, Emerald. Ben presto scopriremo che quel mondo colorato di Mrs. Fairytale nasconde diverse ombre inquietanti, perché iniziano ad accadere delle cose spaventose, come per esempio l'arrivo degli alieni. In contemporanea, Mrs. Fairytale scoprirà anche di essere diventata un uomo. Fortunatamente, la sua migliore amica è lì, pronta a salvarla. Vi ho detto il meno possibile su questo film, praticamente vi ho detto solamente quello che si vede sul trailer. Così non fare spoiler a chi non ha ancora visto questo film, però tranquilli, se l'avete visto, ho anche una parte spoiler verso la fine del video in cui possiamo parlare del finale del film, di tutti i significati e tutte queste cose. Questo era un film evento, quindi era in pochissimi cinema. Io vi consiglierei, nel caso non fosse nella vostra regione, di tentare di richiederlo al gestore di alcuni cinema. Il film inoltre è fatto anche in collaborazione con Arcigay, quindi provate a vedere qualcuno della vostra provincia, della vostra regione e vedere se magari potrebbero essere possibili delle proiezioni in alcuni centri o in alcune scuole. Provate, al massimo non cambierà niente. Secondo me il film è davvero importante, quindi io vi direi di fare passaparola. Ma iniziamo a parlare del film. Io mi ero innamorata di questo film già solamente dal trailer. Già solamente dal trailer ho detto, oh mio Dio, è il film dei sogni, è perfetto. Andatelo a vedere, mi sono letteralmente innamorata di questo film, che è tratto da uno spettacolo teatrale, scritto e interpretato sempre da Filippo Timi. Purtroppo lo spettacolo teatrale non l'ho visto perché, come sapete, il mio mondo, diciamo, è il cinema. Non so molto di teatro, però spero che ci sia un'altra occasione così da poterlo recuperare. Sicuramente quello che vi colpirà del film sarà lo stile. Infatti il film non è solamente a tematica LGBTQ, ma anche lo stile ha a che fare con la comunità LGBTQ. Scusate, non dirò tutta la sigla, l'ho comprata perché non ricordo neppure il pin del mio bancomat, quindi abbiate pietà di me. Quello stile colorato del film, della scenografia, dei costumi, infatti viene considerato stile camp. Ma cosa sarebbe? Sarebbe uno stile estetico da non confondere con il kitsch, però diciamo un lontano cugino. È uno stile estetico eccessivo, esasperato, teatrale, artificioso e molto spesso viene definito un quasi femmineo. Questa scelta secondo me è stata molto interessante, è stata decisamente vincente, non solamente perché a me piace lo stile camp e lo adoro, se mi seguite da un po' di tempo lo sapete, ma soprattutto perché questo stile viene considerato molto vicino alla comunità gay, secondo alcuni scritti e alcune ipotesi della filosofa Susan Sontag. Lei ha parlato molto dello stile camp, di come quest'arte molto spesso venga considerata bassa, di cattivo gusto, ma fosse quasi una chiave di lettura per la comunità LGBTQ negli anni. Favola a livello estetico è letteralmente meravigliosa, a me ha ricordato un sacco lo stile di Gonne al bivio, una commedia tematica lesbica che io adoro tantissimo. Entrambi hanno questo taglio, una commedia capace anche di affrontare dei temi seri senza sminuirli e senza renderli superficiali. Favola inizia esattamente così, con questa casa coloratissima, quasi la bambola, e con Mrs. Fairytale, che è la donna più felice del mondo perché ha scoperto di stare aspettando un bambino. Ben presto però questo mondo dei toni sgargianti diventerà sempre più cupo, perché siamo negli anni 50, quel periodo che viene considerato l'apice della femminilità per i vestiti, per la cultura, per tutto quel fascino che dà. Però tra una pubblicità di pin-up e un elettrodomestico pastello, era un'epoca davvero buia per le donne. In quell'epoca per le donne non c'era molta libertà. Il massimo a cui potevano aspirare era sposarsi, fare le casalinghe, prive di libertà, e l'unico hobby era quello di tenere questa casa immacolata. Quell'epoca era decisamente buia per le donne e molte mogli erano alcolizzate, si drogavano o finivano per suicidarsi. Un periodo in cui le donne erano messe a tacere, venivano molestate, picchiate dal marito e non potevano in pratica fare niente, ma soprattutto non potevano essere se stesse e inseguire i propri sogni. Questo era quello che la società accettava dalle donne, nel caso di ribellione facevano una brutta fine. E anche tutte quelle persone che non rientravano nel binarismo o in quella che veniva considerata una mascolinità o una femminilità corretta, molto spesso erano condannate dalla società. Favola è un film divertentissimo e seppur con toni di estrema commedia, tratteggia in maniera chiarissima tutto questo periodo. La non libertà femminile, per esempio, la fissità a cui Mrs. Fairytale è inchiodata dalla società, una fissità che ricorda un po' quella di Lady. E proprio Lady sembra quasi essere l'animo libero di Mrs. Fairytale. Lady per esempio è sfrenata, spregiudicata, che mostra il sedere, e
sempre pronta a scappare in giardino. È un po', diciamo, la versione libera di Mrs. Fairytale. La comicità molto spesso nasce dal fatto che Lady è un cane di peluche ed è protagonista di alcune scene assurde che io ho amato tantissimo. E questa differenza tra Lady e Mrs. Fairytale la vediamo soprattutto dal fatto che, nonostante Lady scappi spesso in giardino, non è Mrs. Fairytale ad andarla a prendere. Ci sarà sempre qualcun altro che gliela riporta dentro casa. Mrs. Fairytale sembra letteralmente inchiodata dentro queste quattro mura domestiche e davvero raramente la vediamo, per esempio, girare per il giardino. E anche quando uscirà di casa, per esempio, c'è la macchina da presa che rimane ferma dentro le pareti domestiche, proprio per far capire che quello è il baricentro e la libertà di Mrs. Fairytale non sarà semplice. Il film, però, oltre a parlare della condizione femminile, introduce anche un altro tema. Ma quello dell'essere queer, usiamo questo termine ombrello, quindi non solamente inteso come queer, c'è anche un dibattito per quanto riguarda questo tema, alcuni ancora oggi lo ritengono dispregiativo, lo sto utilizzando in questo video come termine ombrello, per parlare di tutte quelle condizioni che nella nostra società, anche oggi purtroppo, vengono considerate inaccettabili. Il film parla di omosessualità, transessualità, però ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Favola è un film meraviglioso, non solo per i temi trattati, per il gusto estetico, per l'umorismo che è irresistibile, per gli attori che sono tutti bravissimi, è un film capace di portare tanti temi importanti trattati estremamente bene, in maniera estremamente semplice ma non superficiale. Il film è curato sin nei più piccoli dettagli. Oltre a questa scenografia che è meravigliosa, ci sono dei costumi da rimanere totalmente a bocca aperta, sia dalle scarpe con le fiamme, l'impermeabile trasparente di Mrs. Emerald è pazzesco! Non sono costumi semplicemente retro, ma sono un po' nello stile, per farvi capire, avete presente tipo il best of delle sfilate di RuPaul Drag Race? Esattamente così. I costumi non sono semplicemente dei costumi vintage, ma sono dei costumi ricercati per quanto riguarda l'utilizzo dei colori. È molto bella anche la regia, soprattutto all'inizio è così dinamica e mi è piaciuto molto, che segue proprio i personaggi, si nasconde, rimane fissa quando serve, si avvicina quando serve. Mi è piaciuto soprattutto come tratta i corpi. Molto spesso siamo abituati a vedere una messa in scena che denuda senza pietà i corpi. Qui invece c'è davvero estremo tatto, primi piani quando servono, soprattutto lo svestimento, soprattutto l'utilizzo dei corpi è estremamente delicato, così come nel trattare e mostrare i sentimenti di questi personaggi. Il film secondo me è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo e quindi vorrei diventasse super famoso. Consiglio di vederlo perché sono certa che potrebbe piacervi. Ora passiamo alla parte spoiler. So che molti di voi hanno visto il film e sono davvero felice che siate interessati a queste cose, quindi molti di voi potranno già accedere a questa parte, altri magari se si vogliono rovinare la sorpresa, insomma la parte spoiler è qui. Il film, come avrete visto, si divide un po' in due parti, la parte della fiaba e la parte di realtà, in cui scopriamo che Mrs. Fairytale è una donna con disforia di genere, è una donna in un corpo maschile, rinchiusa in una clinica. Non è lei ad essere incinta, ma è Emerald che aspetta loro figlio. Tutta o quasi la parte iniziale era un sogno, aveva delle parti di realtà ma erano un pochino elaborate. Ovviamente una delle parti più vere è proprio l'amore tra Mrs. Fairytale e Emerald. Se la prima parte era colorata, meravigliosa, Mrs. Fairytale riusciva a controllare tutto tranne Lady. Nella seconda parte non ci sono colori, tutto è estremamente grigio, estremamente cupo e lei purtroppo non ha potere di controllo. Questo passaggio è estremamente brusco e ci fa quasi male vedere così Mrs. Fairytale senza trucco. La percepiamo proprio come una violenza. Mrs. Fairytale è stata rinchiusa lì dentro, la madre vorrebbe tenerla lì e Emerald sta cercando di salvarla. E durante la prima parte del film in realtà c'erano parecchi segnali che io infatti non riuscivo a capire, però dopo, alla fine del film, tutto è andato al suo posto. Per esempio, nella vita così colorata, così da favola di Mrs. Fairytale, c'era in continuazione queste immagini che provenivano dalla TV e erano immagini un po' inquietanti, di elettroshock, cose che sembravano quasi una lobotomia, tutte delle pratiche che in quell'epoca si era convinti potessero curare l'omosessualità, la bisessualità, la disforia, tortura a cui sottoponevano tutte quelle persone che non erano incasellabili in qualcosa che si riteneva accettabile. Qualsiasi persona il cui essere non era ritenuto abbastanza accettabile per la società veniva rinchiusa lì e torturata. In effetti, nella prima parte del film vediamo i tre gemelli che continuano a dare queste pillole a Mrs. Fairytale e non riusciamo a capire perché. Ma le due figure chiave secondo me saranno la madre, Mother, e Stan. Nella prima parte noi vediamo Mother che continuamente chiama Mrs. Fairytale e parla continuamente di Stan, addirittura le fa un regalo e Mrs. Fairytale dice: ogni anno la stessa cosa, fai sempre un regalo a Stan ed è sempre la solita cravatta. Oppure dice: sembra quasi che tu voglia più bene a Stan che a me. Stan in realtà non è il vero marito di Mrs. Fairytale, ma è Stanislao, quel figlio che in realtà non è mai esistito,
ma che Mother sembra quasi non voler lasciare andare. Stanislao rappresenta la violenza nel mondo di Mrs. Fairy Tail. Questo ostacolare la sua libertà di ricercare se stessa è una forma di violenza. La madre, sempre nella prima parte del film, propone a Mrs. Fairy Tail la farsa, ovvero far finta di niente, che erano un po' le soluzioni che si prendevano all'epoca, ovvero quello di fingere una vita parallela, reprimersi, e le dice di fare così altrimenti sarebbero arrivati gli alieni. Chi sarebbero gli alieni in questo film? Sarebbero proprio i medici, quelle persone che sottoponevano a torture tutti coloro che non erano incasellabili in quello che veniva ritenuto giusto in quell'epoca, sottoponendoli a queste cure riparative che in realtà erano molto spesso semplici torture, elettroshock, lobotomia. Il film secondo me è meraviglioso, parla di due donne alla ricerca della libertà, secondo due aspetti diversi, una per quanto riguarda l'orientamento sessuale e l'altra per quanto riguarda l'identità di genere. Due donne alla ricerca di libertà in un'epoca in cui nulla era concesso alle donne, non permetteva loro di sognare, di essere libere, non permetteva loro di avere un desiderio, nemmeno di essere se stesse. Donne confinate dentro le quattro mura domestiche e al primo sgarro rinchiuse in qualche manicomio. Questo film si presta davvero a molte letture, molto ampie, e questa cosa mi è piaciuta tanto. Inoltre, oltre ad essere super curato, super adorabile, è davvero divertentissimo. Ci sono dei momenti in cui ero con le lacrime per ridere, come quello di Lady che scrive anfetamine sulla lista delle cose da fare. Però in assoluto la mia scena preferita, mi sto letteralmente sentendo male. Con il picco di comicità il film poi dopo inizierà davvero a strapparvi il cuore ed è bellissimo. A me è piaciuto tanto, vi consiglio di vederlo e spero possa esservi utile, soprattutto se siete più giovani, per capire che insomma è giusto essere se stessi. Quindi spero davvero vi piaccia. Spero che questo video sia stato interessante per voi, fatemelo sapere. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per essere iscritti al mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!